Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con le nostre breaking news. In apertura di questa edizione la sanità, con i casi di Covid in provincia di Arezzo che scendono, ma intanto va avanti a pieno ritmo la terza dose della vaccinazione, da oggi aperta anche agli over 18. Intanto l'ASL si prepara al via per vaccinare i bambini sotto i 12 anni. Cambiamo adesso argomento perché domani si torna in aula per quanto riguarda il processo Coingas, un passaggio, quello previsto per domani, il 30 novembre, che avrà al centro quel tema dedicato appunto all'ammissibilità delle parti civili. Ricordiamo che sono gli 11 gli imputati. Il processo dovrebbe poi, dopo questa fase di domani, fermarsi e riprendere ad anno nuovo. Ed infine andiamo in Val d'Arno per parlare di lavoro con la manifestazione che si è tenuta a Terra Nuova, Bracciolini a sostegno dei lavoratori della FIMER, un'azienda importante per quanto riguarda il territorio valdarnese, ma per l'intera provincia di Arezzo. 800 le persone coinvolte tra coloro che lavorano direttamente per la FIMER e per l'indotto. Lavoratori, sindaci del territorio e organizzazioni sindacali erano presenti a questa manifestazione, nella quale sono state evidenziate la preoccupazione per la tenuta dell'azienda. Gli ordini ci sono, ma ci sono forti rallentamenti e molte situazioni da chiarire. Questa è al momento la nostra ultima notizia. Per continuare a rimanere informati, seguite Teletruria.